benvenuti in questo nuovo video. Una domanda che mi fate spesso è: come allattare i gemelli contemporaneamente? Premesso che i gemelli nel 99% delle volte, quando hanno fame, piangono in contemporanea. Quindi, se vi trovate nei primi 3 mesi della loro vita, la situazione che andrete ad affrontare sarà più o meno questa. Ok, allora in queste situazioni, calma e sangue freddo. Allora, non potete prendere in braccio contemporaneamente i bambini e riuscire a dargli il biberon in contemporanea. È veramente, praticamente impossibile. Quindi che si fa? Che si fa in questo caso? Allora, come abbiamo fatto noi? Io le ho provate, sperimentate veramente tutte, perché non sapevo come fare, ero sempre da sola. Adesso vi spiego. Allora, il metodo con cui mi sono trovata meglio in assoluto è quello di utilizzare il cuscino allattamento. Praticamente voi mettete il cuscino allattamento a U e poi andate a appoggiare i bambini di uno di fianco all'altro con praticamente il cuscino sulla schiena, in modo da tenerli leggermente rialzati. Soprattutto se i bambini soffrono di reflusso. Maurizio ad esempio soffriva di reflusso, per cui aveva bisogno di mangiare in questa posizione. In questo modo avrete le mani libere per dare ad entrambi il biberon. Ma se capita un imprevisto e dovete staccarvi un attimo, come fate? Se vi allontanate un attimo e staccate i biberon, riparte la sirena. Quindi nei casi estremi, in casi particolari, io riuscivo a fare con l'asciugamano, santo asciugamano. Vi faccio vedere in questa foto meglio. I bambini praticamente succhiavano il latte da soli. Lo usavo soltanto per situazioni di emergenza, ma vi assicuro che ne sono capitate veramente tante. Un esempio: uno dei due iniziava a piangere perché non riusciva più a mangiare, o perché aveva mal di pancia e non riusciva a deglutire, o mal di gola, quindi dovevo prenderne uno in braccio e lasciare l'altro lì. Come si fa? Niente, io prendevo in braccio uno, mettevo l'asciugamano sotto il biberon dell'altro, così l'altro rimaneva un attimo tranquillo. E vi assicuro che questo metodo mi ha salvato in tantissime situazioni, tantissime, perché ripeto, Maurizio era molto difficile da allattare, perché aveva poverino dei problemi, e quindi era un po' complicato. Ovviamente quando non avevo a portata di mano l'asciugamano usavo ogni metodo. Alle volte utilizzavo, visto che erano sul letto, utilizzavo il cuscino. Vi faccio vedere in questa foto. Un altro modo per allattarli era, al posto del cuscino allattamento, usare le sdraiette. Questo però quando erano un tantino più grandi. Il terzo metodo che ho provato è quello di scombinare i loro orari. Nel senso, facevo mangiare prima uno e poi l'altro. Mentre uno mangiava, l'altro dormiva e viceversa. Non ci sono riuscita, perché nonostante tutto, quando piangeva uno, piangeva anche l'altro, anche se non aveva fame, e quindi praticamente non avevo risolto niente. Oltretutto era controproducente, perché loro mangiavano ogni 3 ore e la notte fare in questo modo significava che io ogni ora circa dovevo essere in piedi a preparare il latte. Oltretutto io mi tiravo anche il latte, avevo anche bisogno di quel tempo, per cui non dormivo praticamente più. Quindi assolutamente bocciato! Questa è stata la nostra esperienza di allattamento nei primi 3 mesi. Ora scrivetemi nei commenti la vostra esperienza, come avete allattato voi il vostro bambino o i vostri bambini, in modo che anche gli altri possano, prendere qualche spunto e leggere i vostri consigli. Il video finisce qua, io vi saluto e vi aspetto nel prossimo video. Mi raccomando, like e condividete. Ciao a tutti!